Ciao a tutti, sono Abel, insegno chitarra e basso elettrico. In questo video voglio spiegarvi come è possibile suonare un brano dei Nada Surf con la chitarra. Si tratta di Whose Authority, tratto dall'ultimo album. Al termine del brano vi darò alcune spiegazioni sulle caratteristiche di questo brano. Bene, innanzitutto vorrei dirvi perché ho scelto un brano dei Nada Surf. Sebbene sia quasi semi sconosciuto in Italia, credo che sia uno dei gruppi più innovativi degli ultimi 10 anni. In particolare il cantante e compositore di tutti i brani, Matthew, ha un originale modo di suonare la chitarra e crea delle armonie su cui poi inserisce interessanti melodie con la voce. Ma vediamo al brano in particolare. Allora, avete notato, lo faccio notare, che sulla chitarra c'è il capotasto mobile. È un aggeggio che serve per fare in modo che la chitarra possa avere una tonalità più alta. Si trova al primo tasto e spesso il cantante e chitarrista dei Nada Surf usa il capotasto mobile. Naturalmente gli accordi sono molto complessi da spiegare perché appunto sono più alti, tuttavia noi li definiamo o li chiameremo allo stesso modo come se non ci fosse il capotasto mobile, in modo da rendere la cosa molto più chiara e molto più semplice. Infatti gli accordi sono questi. Allora, sono 3 accordi maggiori, il Sol, G in inglese, il Re, D in inglese e il La, A in inglese. Poi ci sono 2 accordi minori, che sono il Mi minore
I minor in inglese e il Si minore o B minor in inglese. La caratteristica particolare è che poi ci sono due accordi, in particolare il La e il Re, che vengono alterati nel corso del brano. Infatti il La maggiore a un certo punto nella break della prima strofa viene maggiorato, viene aggiunta la nota di Sol al basso e in questo modo il La diventa un La7. Il Re viene, al Re viene fatta in una certa particolare zona del brano, intorno al ritornello, un'alterazione con la settima maggiore. In pratica al Re viene aggiunto sempre al basso il Re bemolle. E questo permette quindi di fare una certa variazione. Questo è un Re 7 più, la settima maggiore. Quindi, se noi volessimo riassumere le varie sezioni del brano, avremo quindi l'introduzione, che poi è anche la strofa, che ha questi tre accordi. Sol, Re, poi La. Sol, Re, poi La. Poi c'è il primo break, che è composto da Mi minore, Si minore, Mi minore di nuovo, e poi c'è il La col Sol al basso e poi ricomincia. Adesso c'è il secondo break, Mi minore, Si minore, Sol, La, Mi minore, Si minore, Sol, e adesso abbiamo il Re e il Re 7 più che ci permette di entrare in questa fase. Si minore, Sol, Re. E ci sono i vocalizzi. Spero di esservi stato utile. A presto.